Ci è venuta l'idea qui a Big Rock di fare praticamente una serie di ritratti di tutto lo staff in chiave storica. Nel senso, sono ritratti con uno stile pittorico molto classico, alla Rembrandt oppure alla Sargent, che è questo pittore che mi tengo qui come referente, tipo i Santini che mi aiutano a pentare bene. Sta impegnando me e Thomas, che siamo un po' l'art department di Big Rock, nel senso quelli che si occupano del master in concept art, immaginandoci un po' Big Rock un po' alla Hogwarts, no? Nel senso che ci sono tutti i vari gli ex presidi oppure che sono tutti i docenti che sono comunque raffigurati nei vari dipinti appesi per i muri, e magari poi in futuro riusciamo anche a fargli blinkare gli occhi o farli muovere leggermente. Poi adesso questo è una cosa che forse non dovevo dire, ma ormai ho detto, vabbè. Ognuno di noi fondamentalmente sceglie più o meno il vestito d'epoca. Tipo in questo caso il nostro preside, Marco Giglio, è il gladiatore. Lui ha scelto la foto di Russell Crowe, deve somigliare. Deve essere somigliante, deve essere un bel painting stile dei pittori classici, abbastanza... è abbastanza fuori scala come tipo di missione, è abbastanza impegnativo. Ma io per fortuna mi avvalgo di questi strumenti, se no altrimenti stavamo qua. Cioè lui ci mette, credo, ci mette, che ne so, mesi e mesi, io 5 ore questo. Però è grazie al digitale, grazie alla Cintiq, grazie a questa fantastica penna, che è diversa dalle altre. Non è una recensione, ve lo dico. La cosa figa di questa penna qua, che si chiama proprio Art Pen, mi riesce a leggere anche la rotazione della penna, quindi c'è massimo controllo sulla pennellata. Sì, ci vediamo fra 15 ritratti. Per fortuna c'è Thomas che mi aiuta.